Siamo a Tarvisio in occasione delle gare di Coppa Europa di maschile, di discipline veloci, però in realtà siamo con una atleta che rappresenta l'Italia nelle discipline tecniche, Lara Della Mea. Tra l'altro siamo a pochi chilometri da casa tua, di ritorno da Jasna. Com'è andato questo weekend? Beh, allora, sicuramente delle cose positive le ho fatte, comunque in gigante ho preso la qualifica, la seconda manche ho fatto un po' di errorini qua e là, però sto crescendo anche in quella disciplina. In slalom purtroppo ho inforcato di nuovo, però stava andando bene, quindi io sono fiduciosa perché l'importante è sciare bene e prima o poi i risultati arriveranno. Beh, diciamo che la grande novità di questa stagione è stato il tuo debutto, un ritorno in Coppa del Mondo in gigante, e i risultati stanno arrivando. Ma quanto è importante questa disciplina proprio anche per preparare lo slalom, che sarebbe la tua disciplina primaria? Per me è veramente importantissimo perché mi diverto tantissimo a fare gigante, quindi anche a livello mentale mi aiuta veramente tanto, e cambiare disciplina è utile sia a livello tecnico che appunto a livello mentale, quindi mi piace tantissimo. Poi io sono sempre stata un po' una gigantista dentro e per me non fare gigante era una sofferenza, quindi ho combattuto tanto questi anni per allenarmi sempre in gigante, e infatti sono felicissima adesso che sono arrivate queste due qualifiche anche in Coppa del Mondo, così posso portare avanti tutte e due le discipline. A proposito di gigante, sei reduce da Jasna. Un gigante davvero sui generis, perché abbiamo visto uscire la Brignoni e non succedeva da un sacco di tempo. Abbiamo visto purtroppo la Vlova farsi male, la Bassino prendere 8 secondi, tu partivi molto più tardi rispetto a loro. Com'è stato aspettare lì al cancelletto di partenza, pronta per scendere con tutto questo casino che si era venuto a creare? Beh, sicuramente all'inizio ero gasatissima perché ho visto la pista, sembrava tutto bellissimo, poi abbiamo visto partirle prima e ho detto oddio, però alla fine devi sempre stare focalizzato sul tuo, io avevo dei materiali preparati molto bene, quindi ero tranquilla e ho cercato di fare il meglio, anche se appunto ho visto un po' di brutte scene, la Vlova che si è fatta male, la Fede che è uscita così. Però anche se succedono queste cose, comunque bisogna sempre restare focalizzati e non farsi influenzare, perché sennò non vai più giù. A proposito, adesso c'è per te un piccolo break dalle gare, perché è un weekend di discipline veloci a Cortina, però ti rivedremo a Kronplatz, nuovamente in gigante. Sì, Kronplatz l'avevo già fatta una volta, una gara molto impegnativa perché non c'è mai una curva uguale all'altra. Adesso andiamo a Pozzo di Fassa ad allenarci, quindi avrò qualche giorno ancora un po' per mettere insieme un po' di pezzi e niente, sono contentissima appunto di fare anche gigante. Poi avremo anche un altro gigante a Soldeo, anche lì non l'ho mai fatto, però veramente mi divertirò sicuramente in tutte le gare che farò. E qui siamo ai piedi della Di Pranto, una delle piste più belle del Friuli Venezia Giulia, forse la regina, dove si è gareggiato in Coppa del Mondo. Per ora la tua pista di casa è quella di Kranjska Gora, però si vocifera che si sta lavorando per portare anche il Circo Bianco qua. Per te sarebbe un sogno? Beh, sicuramente sarebbe bellissimo, infatti oggi sono venuta subito a vedere la gara anche di Coppa Europa, perché è uno spettacolo vedere gli atleti che scendono su questa pista, che secondo me è una delle piste più belle che ci sono, e sì, sicuramente la Coppa del Mondo sarebbe un bel sogno. Poi penso che faranno comunque più le discipline veloci, quindi non tanto il mio, però comunque sarebbe una bellissima cosa. E allora, in bocca al lupo Lara, e alla prossima. Grazie mille. Let's start with the best.